Eccoci qua di nuovo, cari amici, per la nostra lezione di musica. Oggi vedremo la chiave di basso e le sue note, come si ricavano sia dalla chiave di violino che sullo schema del pentagramma con le righe e con gli spazi. Allora, abbiamo fatto un piccolo esempio qua. La prima riga, vediamo, c'è una collatura pianistica. Abbiamo la chiave di violino nella parte alta e la chiave di basso nella parte bassa. Ok? Abbiamo subito il nostro Do centrale. Questo Do centrale vale sia per la chiave di violino che per la chiave di basso. Sarà sempre un Do in questa posizione. Poi, se noi scendiamo, troveremo subito dopo il Si nella chiave di basso. Vedete? Andando in giù. Poi, sul rigo, noi abbiamo il La. Si vede bene? Poi scendiamo, nell'ultimo spazio avremo il Sol, nel quarto rigo avremo il Fa, nel terzo spazio avremo il Mi e nel terzo rigo avremo il Re. Poi scendendo ancora, nel secondo spazio troviamo il Do normale, diciamo, questo qua. Lo possiamo intendere come Do centrale della chiave di basso, ecco, chiamiamolo così. Poi avremo il Si, poi il La, il Sol, il Fa, guardate, il Fa, il Mi, il Re e il Do basso. Guardatelo bene. Ora, se volete provare a farvi questo schema, ve lo copiate, vi do qualche secondo per copiarlo. Quadriamolo bene, ecco. Spero che si veda bene. Cercate di copiarlo come l'ho fatto io. Scrivetevi sopra le sue note, così ve le potete imparare a memoria. Fate sia lo schema con la chiave di violino che con quella in chiave di basso, così potete confrontare le note. Ora andiamo più sotto e vedremo questo schema qua. Ecco, qui ritroviamo solo la chiave di basso, un rigo singolo per suonare con la chiave di basso. Ok? Allora, le note sulle righe saranno Sol, Si, Re, Fa e La. Copiatevi lo schema. Ora vi scrivo le note sotto. Ecco, guardiamole di nuovo. Sol, Si, Re, Fa e La. Queste sono le note sulle righe. Ora guardiamo le note dentro gli spazi e saranno eccole qua. Avremo negli spazi, avremo la prima nota nel primo spazio il La, nel secondo spazio avremo il Do, nel terzo spazio avremo il Mi e nell'ultimo spazio, nel quarto spazio, avremo il Sol alto. Ok? Poi dopo sotto abbiamo le note fuori dal pentagramma, quindi abbiamo qua sopra abbiamo il Si, il Do e il Re. Poi scendendo avremo queste qua: Fa, Mi, Re, Do, Si e La basso.
possiamo chiamarlo anche la contrabbasso. Vi do un altro po' di tempo per ricopiare lo schema. Ecco, guardiamo la differenza. Prima abbiamo fatto la collatura pianistica. Questa serve solo quando suoniamo il pianoforte. Allora noi troveremo questa scrittura con le due righe, sia per la chiave di violino che per la chiave di basso, che serviranno per suonare con le due mani sul pianoforte. La mano destra ovviamente suonerà le note alte con la chiave di violino e la mano sinistra farà la parte bassa con l'accompagnamento con le note in chiave di basso, ok? Invece se suoniamo uno strumento tipo il basso tuba, tipo il trombone, tipo il clarinetto basso, ecco, noi troveremo anche il fagotto, ecco, anche il fagotto legge con la chiave di basso, noi troveremo la singola riga con la chiave di basso e suoneremo queste note qua. Benissimo. Come si fa a ricavare una nota in chiave di basso partendo dalla chiave di violino? Allora, guardiamo subito questo schema qua. Noi vediamo che abbiamo il Do in chiave di violino. Eccolo qua. Noi, quando suoneremo questo Do sul pianoforte, ovviamente sarà un suono reale, si chiama suono reale. Ok? Se noi cambiamo la chiave e mettiamo quella di basso, questo Do non è più un Do, ma noi dovremmo leggerlo salendo di tre note, quindi sarà Do, Re, Mi. Quindi questo Do verrà letto Mi. La stessa cosa per il Re. Ecco, questo Re verrà letto Fa, perché Re, Mi, Fa. Il Mi in chiave di violino diventerà Sol, guardate qui, ecco. Poi troviamo il Fa in chiave di violino, se lo troveremo nella stessa posizione con la chiave di basso, sarà un La. Poi troveremo in chiave di violino il Sol, in chiave di basso verrà letto Si. Poi troveremo il La nel secondo spazio, in chiave di basso diventerà il Do, perché si sale sempre di tre note. Dalla nota di partenza diventa La, Si, Do. Ok? Il Si sarà il Re e il Do diventerà il Mi. Poi dopo ci sarà il Fa, il Sol, il La, sempre salendo. Ok? Quindi noi partiamo dalla chiave di violino, dal Do, saliamo di tre note, Do, Re, Mi. Dal Re, partiremo dal Re, dalla chiave di violino, fa Re, Mi, Fa. Ora vi faccio notare una cosa. Guardiamo attentamente. Il Do in chiave di violino, noi lo leggiamo Mi in chiave di basso. E cosa succede? Noi lo leggiamo nella riga sopra, saliamo di una riga se la nota è nella riga. Quindi il Do lo troveremo nella prima riga. Invece le note fuori, tipo il Re, lo troveremo nel primo spazio e diventerà un Fa. Poi avremo questo Mi e diventerà un Sol perché lo leggeremo nella riga sopra. Quindi possiamo dire le note in chiave di basso, allora partendo dalla chiave di violino, vengono lette o nella riga sopra se sono sulla riga, o nello spazio sopra se sono nello spazio. Se fate i conti, partite dalla nota di base, per esempio dal Do, salite di tre note, nella riga sopra troverete il Mi, il Re troverete il Fa, il Mi troverete il Sol e così via. Si ricava la nota in chiave di basso. Ecco. Detto questo, proseguiamo
provate a fare qualche esercizio di lettura delle note. Io vi consiglio di prendere un libro di solfeggio tipo il Paolo Bona, ecco, e iniziate a leggere il primo esercizio, il secondo esercizio, sia in chiave di violino che in chiave di basso, dicendo le note, per esempio Do, Re, Mi e come sono scritte. Prima nella chiave di violino, dopo lo rifarete questo esercizio nella chiave di basso. Questo qua vi aiuterà per riuscire a ricordarvi bene a memoria tutte le posizioni sul pentagramma di tutte le note delle due chiavi che abbiamo guardato, cioè la chiave di violino e la chiave di basso. Ecco, io direi che per questa volta abbiamo già messo tante cose a fuoco. Facciamo nella prossima lezione, vedremo al pianoforte alcune scale e alcuni esercizi da fare al pianoforte con le dita. Ora vi saluto, vi auguro una buona giornata e buono studio a tutti. Grazie.